ci infilate il vostro itino dentro, modello controllo della prostata, per capirci. Mai più senza. Mai più senza. Ciao ragazzi, questa musica è in sottofondo. Dove sono stato in tutti questi anni? Io me ne ero andato a lavare i panni, ho preso come spunto la canzone di Claudio Baglioni, in quanto so che sono sparito da aprile a oggi, ma eccomi di nuovo qua, qualcuno sarà felice, magari qualcun altro no, ma chi se ne frega, guarda caso dove sono sul camper del Precisetti. Che cosa faremo oggi? Ce lo facciamo spiegare direttamente da lui, perché è tornato dalle famosissime vacanze, ha fatto diversi chilometri e quindi il suo camper necessita di un po' di coccole. Andiamo direttamente con lui, insieme a lui, a vedere che cosa sta combinando. Ciao Precisetti, bentornato. Quindi abbiamo creato dei mostri, la Holly non vuole più scendere dal camper. Te, a quanto mi pare, non sei arrivata a casa, ma non lo vuoi mollare. Oggi siamo qui perché, scusami, cosa dobbiamo fare? Vedo una bacinella nera lì, che devi fare? Ragazzi, bisogna ricordarsi che sti mezzi qua non sono ruote. C'è la manutenzione della cellula, che come vedete è già stata fatta. Un minimo di controllo alle sigillature, un bel lavaggio, pulizia dei pannelli solari. Però ricordiamoci che abbiamo un motore, ragazzi, non è da sottovalutare, perché senza di quello siamo a piedi. Quindi oggi si fa un bel tagliando. Oh ragazzi, il Precisetti, guardate. Lenzuolino bianco candido con tutto il materiale. Apriamo una parentesi, questione tagliando. Tutti i mezzi moderni hanno l'indicatore, cioè vi dà cruscotto quando ci sono da fare gli intervalli di manutenzione. Io sono della vecchia scuola, quindi io mi fido solo di ciò che vedo. Questi motori nuovi utilizzano degli oli, diciamo, di alta qualità, Castrol, Motul, ce ne sono un casino, cosiddetti long life. Potreste fare un tagliando di 30.000 km, indipendentemente da quello che vi dice l'indicatore. Parlo di tagliando, ragazzi, non di ispezione, che è un'altra cosa. Io personalmente mi affido a Motul o a Castrol. Long life 5W30, anche se il consigliato è 10W40. Tutti i miei mezzi hanno dentro il 5W30, mi sono sempre trovato da Dio. Tengo la politica della via di mezzo, quindi sto dalla parte della ragione, non aspetto i 30.000 km, ma ogni 20.000 il mio mezzo fa un bel refresh. Cosa intendo per refresh? Intendo cambio totale dell'olio, cambio filtro olio. Mi raccomando, estraete l'olio a temperatura d'esercizio, almeno c'è tutto, se no è denso, ne esce poco, a meno che non ci sono 40 gradi come quest'anno, che almeno sopperite un po' il problema. Filtro dell'aria, olio e filtro olio l'abbiamo appena detti. Filtro abitacolo, io sono stato in Spagna, a Tarifa c'era molta sabbia, molto vento, quindi immagino di trovarlo in condizioni pietose. Il filtro abitacolo, perché anche quello che la qualità dell'aria che respiriamo noi in cabina è importante. E non per ultimo, ma non per importanza, il filtro del gasolio. Detto questo, quest'anno voglio fare un piccolo intervento in più, perché dopo che il mio amico Perry ha acquistato delle vetture, diciamo, non proprio in buone condizioni, ci siamo accorti che il motore si danneggia veramente in maniera irreparabile quando forma le cosiddette morchie, che sono i vapori dell'olio che praticamente, come posso dire, solidificano all'interno del tappo, all'interno del carter, all'interno dei passaggi dell'olio, un po' dappertutto, e creano questi depositi carboniosi che ostruiscono i passaggi dell'olio, la pompa la mettono in crisi, insomma, sono dannosi per il motore. Come prima ispezione io ho notato che se tu apri il tappo dell'olio già sotto potrebbe darti un piccolo avviso se il motore Diciamo che il mio è un mezzo che l'ho comprato con 19.000 km, adesso ne ha 31.000. Però diciamo che è un accorgimento che si può fare. È un sentore d'allarme da cui potete accorgervi se il vostro motore sta già soffrendo di un eccessivo accumulo di morchie. Cioè si svita il tappo dell'olio, non si guarda sotto, come potete vedere in questo caso è perfetto. Super pulito. Si passa il ditino, se rimane non solo liquido ma qualche residuo carbonioso, no, sono più che altro polveri carboniose. È un sentore di allarme, ragazzi, state molto attenti. Nel mio caso non ho questo tipo di problema, però insieme al kit che ho acquistato del tagliando completo Ducato mi hanno fornito un prodotto, ve lo faccio vedere, ragazzi. Si chiama Motor Flux. Ho letto un po' come si usa, praticamente molto semplice: si porta il motore a temperatura d'esercizio, si versa l'intero contenuto di questa, diciamo, lattina all'interno del tappo dell'olio,
mi raccomando, l'olio vecchio, non quello nuovo, e motore a temperatura d'esercizio. Dopodiché si lascia acceso il motore per 10 minuti e a quel punto si può scaricare tutto l'olio e avere l'accortezza chiaramente di cambiare anche il filtro. Detto questo, procediamo ragazzi, adesso faccio un sorso per sentire se è buono e poi lo mettiamo nel motorino. Perfetto, allora procediamo, motore a temperatura d'esercizio, latina aperta, bel imbuto per non squacchiarare da chi ha tutto, il termine squacchiarare è fantastico, dentro nell'olio, sembra benzina, è un detergente comunque. Adesso, fatto questo, dovete avere l'accortezza di riaccendere il motore e farlo girare per 10 minuti circa, in modo che il detergente abbia tempo di agire in tutti i passaggi dell'olio, in tutto quello che ci serve. Ricordiamoci di mettere il tap. Perfetto, adesso il buon Andre si allontanerà un po', perché farvi sentire il rumore di diesel 10 minuti non è una roba simpatica dopo mesi di assenza. Allora, ecco, siamo pronti. Cosa vi serve? Contenitore abbondante per l'olio. I nostri motori hanno dentro dai 6-7 kg d'olio, quindi contenitore abbastanza grosso, se no succede un disastro. Cartone sotto, piccolo lettino con le ruote se l'avete, se no vi sdraiate, e la chiave idonea per smontare il tappo della coppa. Ricordo, motore a temperatura d'esercizio, sia che utilizzate sia che non utilizzate l'antimorchia, quindi il pulitore che ho utilizzato io. Io ho fatto un passaggio in più, motore a temperatura d'esercizio, versato, 10 minuti di al minimo basso regime. Adesso mi infilo sotto, svito il tappo e defluiamo tutto l'olio. Nel frattempo che l'olio defluisce ci portiamo avanti e cominciamo col filtro dell'aria. Se volete vedere, è Ducato a questo scatolotto rotondo, sono 4 viti a stella, 1, 2, 3 e 4, bella prolunghina, un cacciavite lungo, beh, io l'ho usato l'avvitatore. Togliete la calotta di sopra, la calotta di sopra poi si toglie in questo modo, gli spazi se non li fanno angusti non sono contenti, quindi va bene, si toglie questa. Sotto trovate il filtro dell'aria che va semplicemente estratto, ma neanche più di tanto sporco, però insomma, già che ci siamo, per quello che costa si può anche fare l'investimento e cambiarlo. Niente, provvediamo a mettere quello nuovo. Filtro bello nuovo, come si potrà vedere, come si può evincere, non ha un lato di inserimento perché vedete è uguale sia a destra che a sinistra. Lo mettete nel boccione facendo accortezza di trovare la sua sede che va dentro e si incastra, poi prendete il coperchio, anche questo non ha lato, sono 4 viti, lo si ripoggia sopra cercando di azzeccare i posti delle viti, si poggia dentro così, con la manina sentite dove ci sono le viti, per stringerlo dovrebbe essere in questo modo. Perfetto. Adesso si prende, io mi sono assemblato questo utensile, eccolo qua, dove abbiamo un manico molto lungo. Ecco, i primi giri sempre a mano, io uso l'avvitatore poi per dargli l'ultima tirata, anche se non vanno tirati molto perché state comunque lavorando sulla plastica, però vi create una bella prolunga, un cacciavite lungo e i primi giri a mano. E questa è la quarta vite, ripeto, tiratele sempre in croce. Ora, a posto raga, fatto. Allora ragazzi, con l'apposita chiave, considerate che ce ne sono un milione di tipi, io ho trovato che questa per questo motore è la più comoda, è fatta a forcella, da una parte avvitate e da una parte svitate. Tenete presente che serve solo per svitarlo il filtro, perché quando lo si rimonta, tirato rigorosamente a mano, quindi no chiavi. Adesso vi faccio vedere dov'è il filtro sul Ducato. Perfetto, come vedete l'ho prima svitato, messo sotto una piccola bacinella, aspetto che smette di gocciolare perché sennò vi sporcate tutti, e dopodiché vado a rimuoverlo completamente. Quando si rimette il nuovo poi vi farò vedere due piccoli accorgimenti che insomma è buona norma a fare. Piccola raccomandazione, l'olio, mi raccomando,
contenitore e poi smaltito negli appositi centri di smaltimento olio, perché è altamente inquinante. Piano piano. Allora, filtro vecchio tolto, questo è il filtro nuovo, do due piccoli accorgimenti. Come vedete c'è 1R, c'è una guarnizione di tenuta. Se la montate asciutta rischiate che questa si pinzi e dopo perdete un sacco d'olio. Quindi prendete un flacone di olio nuovo, ci infilate il vostro ditino dentro, modello controllo della prostata per capirci, tirate su un po' d'olio e andate a lubrificare bene questo dischetto di gomma, di modo che scivoli sulla parte del motore. Dopodiché, a seconda della posizione, quindi se è in questa posizione potete riempirlo tutto, se è in questa posizione, come nel mio caso, posso riempirlo appena appena. Però finché ciò me lo permette, un goccino d'olio all'interno, così il motore non ha momenti di vuoto di approvvigionamento dell'olio. Ecco, andiamo a rimontarlo. Silvia, ma così, proprio a caldo? No, ascolta, una cosa, come faresti senza camper adesso in questo momento? No, non potrei stare. Eh? E tu che io non lo volevo. Lei non lo voleva. E invece adesso è veramente una soluzione fantastica. Mai più senza. Mai più senza. Mai più senza. Passiamo al filtro del gasolio, posizione un po' scomoda, due viti da 10 in fondo per staccarlo dalla paratia. Poi queste guardate con attenzione, perché togliere questo filtro qua, se non siete capaci lo rompete. Lo vedete questa slitta qua a gialla, deve scorrere verso il basso, poi ci sono due pulsanti bianchi. C'è un'apposita pinza che è questa, la infilate in maniera da andare a schiacciare questi due pulsanti bianchi e poi tirate verso di voi. Ecco, magicamente il tubo è disinserito. Se non fate così, rottura assicurata. Allora, ricapitolando, come staccare i tubi gasolio l'abbiamo visto, no? Si sfila la clip, con la pinza si fa così, con due dita, quello che volete, con la pinzetta costa talmente poco che vi consiglio di comprarla. Si fa la stessa cosa per il connettore azzurro qua dietro. Il connettore questo qua è un connettore elettrico, per toglierlo c'è una slitta, vi faccio vedere proprio con le mani, va sfilata in questo modo e poi il connettore esce. Quando lo infilate la rinfilate e spingete dentro la slitta. Dopodiché svitiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 brugole e all'interno troveremo questo, il filtro gasolio. Cominciamo. Perfetto, abbiamo tolto il filtro, come si può evincere dal colore, quello vecchio, insomma, si potrà capire ad occhio qual è la differenza. Attenzione a questo beccuccio che ha una piccola guarnizione di tenuta che non va rotta, ma non si può sbagliare perché va inserita in quel buchetto lì, quindi si rinfila dentro il filtro, lo si spinge fino a che non fa tac, perfetto, siamo in position. Poi quando andate a mettere una sua campana non si può sbagliare, che vedete c'è una tacca, qua c'è l'altra tacca, lo si infila in questo modo. Ecco qua, questo è quanto. Adesso lo andiamo a asciugare per bene, andiamo a rimettere le sue brugole, non più con l'avvitatore, ma ragazzi mi raccomando, rigorosamente a mano. Essendo 6 cercate sempre di tirarle in croce, così il tappo scende senza deformazioni. Perfetto, dai, cominciamo, continuiamo. Ecco, abbiamo montato un filtro nuovo, abbiamo chiuso l'involucro, con una bella pulitina. Cosa importante ragazzi, soffiate sempre con l'aria compressa al connettore, perché il gasolio è liquido, oleoso e può darvi poi dei falsi contatti. Quindi onde evitare, spruzzatina di pulisci contatti, aria compressa. Venite con me. Ragazzi, come sempre io voglio aggiungere una cosa a riguardo del Precisetti, ovvero Renato. Io credo che qualsiasi meccanico, senza nulla togliere a loro, a quest'ora avrebbero già finito il lavoro, ma siccome lui è molto preciso e molto, come dire, pignolo, deve fare tutti questi lavoretti e quindi questa è una garanzia.
per chi, diciamo, il diavolo si vede nei dettagli, ragazzi. Adesso hai spruzzato anche un additivo, visto? Pulisci i contatti. Dopodiché, scusate il rumore, si va a pulire bene. Cosa importante che non vi ho detto prima: il filtro pre-riempitelo, perché sennò ci mettete un'ora a riaccendere il mezzo, per ora che la pompa riesca a riempire il filtro. Quindi cosa vuol dire? Devono mettere il gasolio? Devi mettere il gasolio, okay, pulito all'interno. Prima di stringere 6 brugole, rovesci dentro in questo bicchiere e lo riempi il più possibile di gasolio. Ok. In modo che il mezzo non sforza a mettersi in moto. Il concetto è questo. A bella stretta alle due vitine che tengono il portafiltro contro la partia tagliafuoco. Ecco fatto. A posto, raga, fatto. Allora, filtro dell'abitacolo del Ducato è dentro qua. Roba importantissima, se no spaccate tutto. Vedete qua in mezzo? C'è dentro questo tappetino. Dovete toglierlo perché sotto c'è una Torx. Se non togliete quella spaccate tutto. Poi, qua c'è un tappo con l'unghia. Via 1 e qua c'è un altro tappo con l'unghia, via 2, 1, 2, 3 viti. Dopo uno smontaggio estenuante, Renato, siamo riusciti, o meglio, sei riuscito per la prima volta. Mi sa che questo non l'ha cambiato mai nessuno. Troppo difficile da cambiare, è venuto fuori uno schifo. Toh. Vedere le differenze da uno, bel bianco, fa vedere l'altro. Confrontiamoli e vai. Il viaggio che abbiamo fatto quest'anno in ferie senza camper non era possibile farlo. Ma che viaggio avete fatto? Abbiamo fatto tutta la Costa del Sol fino a Tarifa, in Spagna. Non abbiamo programmato niente. Giorno per giorno avevamo le tappe, giorno per giorno cercavamo i posti dove dormire. Perfetti, si spendeva poco. Bello, se non si bello. Fosse ancora capito, lei è la moglie del Precisetti. E nel viaggio, se non ci fosse stato il Precisetti, e sarebbe stato un po' pesante. Il Precisetti ha tenuto pulito il camper dentro, lavori di ordinaria, follia sua. Abbiamo anche bucato, ma il Precisetti ha sistemato le cose come al solito. E devo dire che ha aiutato anche altri italiani in difficoltà durante il viaggio. Grande Precisetti, ti vogliamo bene. Allora, vi riassumo perché qua la posizione, anche il buon Perry non riesce neanche a venire a filmare. Vi posso far immaginare gli ingegneri Fiat che genialata hanno avuto. Allora, vi hanno tolto, come avete visto, questo. Vi ricordo, vite qua togliendo il tappetino, due viti qua togliendo i tappi. Poi vi trovate un'altra bella sorpresa. È tipo una caccia al tesoro. Vi trovate sotto questo, che è l'anima interna, che sono quattro viti, una. Mi sembra due, comunque quattro viti in questa zona, più due viti nascoste qua sotto, sono sei viti. Poi non è finita, poi c'è il vero e proprio coperchio del filtro dell'aria, che è qua sotto, che ci sono due bulloncini da 5 mm e mezzo. Se non li svitate spaccate il coperchio. La Madonna! Una volta svitata tutto questo po' di roba, avete raggiunto il filtro e potete cambiarlo. Io direi che a questo punto abbiamo finito il nostro bel tagliando. Non vi annoio più rimontando le plastiche del cruscotto, tanto è esattamente l'inverso di ciò che avete fatto prima, quindi non vi annoio. Vi do un grande saluto, scusate ma qua dentro c'è un caldo terribile, vi do un grande saluto e ci vediamo al prossimo video. Le gesso un fe.